tutti ragazzi e benvenuti in questo video, il terzo gol stagionale di Andrea Petagna. Basta e avanza la SPAL di Semplici per avere la meglio sulla Parma di D'Aversa. Si è aperta ufficialmente la settima giornata di Serie A, SPAL 1 Parma 0. Successo per la squadra ferrarese, successo meritato di misura per una classifica che adesso potrà anche cambiare per il proseguo del campionato. È una vittoria che serviva per la squadra di Semplici in questa prima partita del settimo turno dopo il rinvio di ieri sera per la scomparsa del presidente neroverde Squinzi tra Brescia e Sassuolo. Primo anticipo adesso tra pochi minuti in campo al Bentegodi, Hellas Verona Sampdoria, altra partita importante per la zona rossa della classifica. Questa sera partita importantissima per il Milan di Giampaolo, di scena al Luigi Ferraris contro il Genoa di Andrea Zoli. Sia importante per Giampaolo, importante anche per il futuro di Andrea Zoli, che è a rischio nella panchina del Grifone dopo la KO 4-0 contro la Lazio la settimana scorsa all'Olimpico. Torniamo però al Paolo Mazza per SPAL Parma, una partita dalle poche emozioni, veramente poche occasioni da gol, però il successo meritato per la squadra di Semplici per quello che si è comunque, per quello che ha fatto vedere sia nel primo sia nel secondo tempo. Tanti interventi per Sepe, invece solamente dopo l'espulsione di Strefezza il Parma ha cominciato a farsi vedere dalle parti di Berisha. Questo è un dato eloquente, un dato importante per dire che la SPAL oggi veramente meritava un successo, il secondo stagionale, secondo successo in casa al Paolo Mazza dopo la vittoria 2-1 in rimonta nella terza giornata contro la Lazio di Simone Inzaghi. Anche allora decise un gol di Petagna, anche oggi ragazzi ancora una volta Andrea Petagna, terzo gol stagionale, un gol importante su assist, su tiro cross meglio dire di Strefezza, che dopo aver tirato dà la possibilità di intervenire su quel mezzo tiro, mezzo cross dell'esterno brasiliano, ad Andrea Petagna che davanti a Seppe non sbaglia e al 31esimo porta in vantaggio la squadra di Leonardo Semplici. È un gol importante perché in questo momento la SPAL si porta a 6 punti in classifica, lascia l'ultima posizione alla Sampdoria, una cosa veramente incredibile della classifica odierna, della classifica in questo momento dopo una sola partita del settimo turno, è che le due squadre genovane sono in fondo alla classifica. 5 punti per il Grifone, 3 punti per la Sampdoria che però giocherà tra pochi minuti al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Nel secondo tempo ancora la SPAL a fare la partita dopo un grandissimo intervento comunque di Sepe al 41esimo a salvare il raddoppio su Missiroli. Gran parata per Sepe, Sepe comunque ha tenuto in vita in tutto il primo tempo e anche in parte del secondo la squadra di D'Aversa, che però aveva anche ottenuto il pareggio con Gervinho, sarebbe stato il primo gol stagionale, invece è stato annullato per fuori gioco sull'azione costruita dalla squadra di D'Aversa, fuori gioco dell'appena entrato inglese, quindi gol annullato e quindi Parma che subisce la quarta sconfitta stagionale dopo le due vittorie consecutive raccolte in questo inizio di stagione. Il Parma che aveva una grande possibilità di raggiungere il Napoli, 12 punti in classifica, di raggiungere perfino la zona Champions League dopo un avvio di campionato sicuramente negativo, poteva essere la terza vittoria consecutiva, invece è arrivata purtroppo la quarta sconfitta in queste prime 7 giornate. Adesso per la squadra ducale impegno casalingo dopo la sosta contro il Grifone, invece per la SPAL trasferta sarda alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La classifica comincia a sorridere, SPAL che raggiunge in questo momento il Sassuolo, proprio l'Hellas Verona, il Brescia, il Milan e anche il Lecce a quota 6 punti. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.